Le eccellenze di Agerola, perla dell'alta costiera amalfitana, in grande stile al Salone del Gusto di Torino, una delle vetrine internazionali più importanti per il cibo di qualità e la promozione dell'enogastronomia dei territori. Agerola, con la sua delegazione guidata dal vice sindaco Luca Mascolo, ha portato con sé il meglio dei suoi prodotti, apprezzatissimi da un pubblico vasto e attento, composto da cultori del buon cibo, professionisti del settore e amanti delle tradizioni culinarie. Al centro dell'attenzione i prodotti simbolo e i sapori autentici della Perla dei Lattari. Durante il salone, che si svolge dal 26 al 30 settembre, Agerola ha condiviso la sua storia e i suoi sapori, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi in un viaggio sensoriale che parte dai Monti Lattari e arriva sulle tavole di tutto il mondo. Tra formaggi, salumi, taralli, pane e altre prelibatezze, il paese dell'alta costiera amalfitana ha confermato la sua posizione di punta nel panorama enogastronomico campano italiano. Il Salone del Gusto, giunto alla sua 20ª edizione, è uno degli eventi internazionali più attesi del mondo. Sul cibo e la sostenibilità, riunisce oltre 700 espositori, più di 180 presidi slow food e migliaia di delegati provenienti da oltre 120 paesi. Ovviamente parlando di biodiversità, parlando di tradizione agricola e gastronomica, non possiamo non parlare un attimo di Agerola, che è un patrimonio della regione Campania, che è uno scrigno di eccellenze partendo dal fior di latte, passando a tutta la filiera lattiero-casearia, al provolone del monaco di OP, ai salumi, al pane, ai taralli, agli infusi, alle marmellate, e in questo dobbiamo dire che forse ci dobbiamo impegnare un po' di più insieme, no? Abbiamo dei progetti per riuscire a valorizzare anche il fior di latte di Agerola, che è un già conosciuto di per sé come il fior di latte più conosciuto al mondo, e dobbiamo far sì che diventi un marchio comunitario. Devo dire che stando allo stand in questi giorni, l'emozione più grande mi veniva da persone di varia natura, di varia estrazione, che venivano davanti allo stand e dicevano: ah, Agerola, questo è il posto del fior di latte, il posto del provolone del monaco. Voglio dire, il fatto che i prodotti di eccellenza ageroresi siano così conosciuti ci deve spingere a fare di più e meglio, a creare di più la rete, a mettere in campo tutti i progetti di sviluppo che noi abbiamo, perché è un patrimonio di conoscenza, di sacrifici, di tradizioni, di tutela della biodiversità che abbiamo il dovere di preservare e di tramandare alle generazioni future.